E il buongiorno è così. Comoda. Voglio una bella berretta. Vai. Me ne vado. Chiudo di giornata. È partito, sai. Vedere? Dai. Cocciotto. Ieri Appennini, oggi di nuovo Alpi. Bocciotto, sai. Questo è un po' più cresciutello. Dai, carino. Un altro bimbettino. Bianco. Meno male che sono sceso a controllare questa manita che ho visto dall'alto. Sembra un porcino. Non lo è, ovviamente, ma qua ho trovato questo bel signorottone. Andava bello giù. Adesso tolgo poi due mani questo. E poi ho intravisto un altro fungo, però questo è più maturo. Eccolo qua. Qua c'è uno. E poi andiamo anche da fratello. Urca ripido. Eccolo qua, fratello. No, no. Sono due. Sono sotto tronco. Usa due mani. Ma che tarellone c'è qua? Oh, che bello. E poco più sopra quel bel bimbo di prima. Eccone qua un altro. Fratellino più piccolo. Comunque già fratellone. Bello anche lui. Oh dai, un bocciottoschi. Che bello. E questo lo stavo per saltare. Non bellissimo. Oh, un altro bambinetto. Oh, enorme. Qua nel verticale, ma ancora verticalissimo perché noi arriveremo in dei posti, ragazzi, che fanno paura. Boccioschi, bocciottino piccolo che avanza. Eccoli qua. Lì nel pulito c'è un gambo enorme, mangiato capriolo. E qua c'è il fratello, però non così tanto grosso. Però bianco. Oh, un altro bel bambinone. Qua in piena erba nel canale. Un bel fungo. Noi qua, un bel gnoccone. Ah, peccato, gambo mangiato. Sano ma mangiato. Che funghi, ragazzi.
Ecco qua. Oh, bomba sai ragazzi, bomba sai. Qua una bella famigliola, due un po' più vecchiotti, poi ne ho lasciati in terra altri 3 o 4 che erano troppo vecchi. Roba più che altro grossa, però bella dura. Qua c'è uno che però lasciamo, non è troppo vecchio. Poi qua ci sono questi due bambini. Uno. E due. Dopo, che cos'era? Sì, questo è quello lì di prima. Ho trovato questo, velo bianco interrato. Questo bel bocciottino, questo. Fammi nulla, giusto per capire la direzione. Ragazzi, mentre chiudevo il filmato, ce n'era ancora uno qua. Cominciando da questo. C'è uno che lasciamo, questi che lasciamo, poi prendiamo lui, poi c'è il fratello. Ho tolto una bella bomba. Qua c'è lui. Vediamo se prenderlo o meno. Bellissimo. Il problema è che sono carico. Non ce ne stanno più. Vediamo questo. Se prenderlo o no. Sarebbe anche lui da prendere. Si è attaccato insieme all'altro giovane. Vediamo, vediamo. Meraviglia. Madonna, che belli. Che meraviglia. Dai, una famigliola di porcellini. Uno. C'è un gambo. Madonna. Questo c'è il gambo che va giù, tutto in sottoterra. Ok. Grazie, molto gentile. Uè, cosa Grazie. fa con i miei funghi lei? Grazie, grazie. Boh, finisce.
Dai, qua sono arrivato in una zona dove c'è qualche altro bel fungo. Bianco sotto, sai. Oh, gambo un po' a pipa. Ok. Poi. Ci sono loro. Ci sono di nuovo loro. Poi ci sono anche tanti pezzi. Mangiati i caprioli. Io ho visto anche il colpevole poco più sotto. E su ci sono altri funghi che adesso poi vi farò vedere. Ok, adesso la famiglia è completa, ho ancora trovato 1, 2, 3, 4, 5 funghi, poi qua ce ne sono ancora, qui uno, qua ci sono più il gambo, quello che rimane, qua c'è un altro gambo. E qua c'è un fungo intero. Qua altri due. In realtà tre, ma uno l'ho già raccolto, messo nello zaino. Andiamo dall'altro. Ecco qua. Bello. E poi c'era ancora un altro. Dai, qua tre meraviglie. Ormai sono con la rete di fede. Bianco, sai. Un bel gnocco. Tocchettine senza né giarla né retina. Attaccata alla macchina. Uno dei più bei funghi di oggi. Un bacettino. Dai, oggi altra uscita con Fede, sempre sulle mitiche Alpi. Dai, qualche bocciottino abbiamo già trovato. Qua bomba. Eh sì, questa bomba, bomba, bomba. Spettacolo. Qua un altro bel fungo. Poco più sopra a quei due di prima c'erano anche i fratelli. Urca che gambo, urca che gambo. Oh. Che roba è? Ah, che roba è? Andiamo dall'altro. Anche questo, che fungo è?